Benvenuto a Gianluca Vacchi. Grazie, grazie, un piacere essere finalmente qui. Ti sei materializzato fisicamente, nel senso che noi ti seguiamo sui social. Non sono solo fatto di virtualità. Allora andiamo un attimo nel social corner, dove c'è il nostro Andrea Conti che ci fa i conti proprio, cioè diamo due numeri. Facciamo i conti, esatto. Dai. Gianluca è veramente una star del web, infatti il suo singolo appunto Love ha totalizzato appunto su Vevo oltre 92 milioni di visualizzazioni, mentre su Instagram Gianluca c'ha quasi 12 milioni di followers e per parlare appunto di Facebook quasi 2 milioni di followers. Beh, insomma, cosa avranno tanta da vedere? Roba, eh? Cosa avranno da vedere? Non ma so. No, tu ogni giorno gli dai qualcosa di sempre positivo, no? Delle sì, buone vibrazioni. Sì, 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 sì. Beh, sai, la vita alla fine è fatta di energia, è fatta di quello che tu riesci a trasmettere, è molto importante. Quindi alla fine, non esistendo il prezzo di un sorriso, insomma, esiste un grande valore. Ecco, io credo che comunque, a prescindere da quello che tu fai, se trasmetti della positività, questo abbia un valore enorme e la gente lo capisce. E tra l'altro poi, vabbè, tu l'amore per la musica l'hai sempre avuto, però sì, soltanto diciamo negli ultimi anni proprio hai deciso di buttarti anima e cuore. Sì, perché prima facevo un altro mestiere, e facevo l'imprenditore, peraltro lo faccio da tuttora perché comunque sono ancora azionista delle aziende mie e di mio cugino. Però sì, a 45 anni mi è un po' morta la curiosità per quello che stavo facendo e allora ho cominciato a esplorare nuovi mondi, non giudicando me stesso troppo vecchio per disinteressarmi di come stessero cambiando le convenzioni di dialogo e le modalità di intrattenimento sulle reti sociali. E ho cominciato e poi da lì, sai, una cosa è... cioè ho usato anche su quello che volevo fare, ho usato un concetto di viralità e quindi la slavina ha cominciato a rotolare da lì. Esatto, e visto che parlavamo dei 92 milioni di visualizzazioni, questa è la canzone Love. We all need love. We all need love, è vero, ci vorrebbe più amore in generale. E questa bella canzone di Gianluca Vacchi con, dillo tu il nome, se non vorrei sbagliare, Sebastian Yatra, grandissimo artista. Pensavo si pronunciasse in maniera un po' più... Grandissimo cantante, molto giovane, molto talentuoso, grande caro amico. Com'è bel nata? Progetto. Com'è nata? Gli ho mandato uno strumentale e a lui è piaciuto, poi l'abbiamo perfezionato con questa gente con la quale lavoriamo, che sono i due produttori di Espasito, Anders Torres e Maurizio Rengifo. Lo dici, sì, capito? Sì, no, beh, però sono e quindi la cosa è nata così. E il video invece? Il video invece è stato girato un po' in studio a Monaco e un pochino a Madrid, con i calciatori che tutti vedono, insomma, soprattutto nazionale colombiana, poi c'è anche Dani Alves che purtroppo è fortunato e adesso quindi non potrà giocare, però è stata una bellissima esperienza. Il regista Simon Brand è lo stesso di quello che fece, diciamo, che fece il video dei Coldplay. È stato è bello, insomma, io mi sono divertito molto, devo dire, sono grato alla vita per questa nuova opportunità che mi ha dato. L'abbiamo detto poco fa, al momento il totalizzatore 92 milioni di visualizzazioni, sì, questo video è sì, pazzesco, no? Sì, abbiamo sì, citato col play, ma c'è lo step successivo perché il team è lo stesso. Sì, 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 sì. Dove c'è interazione tra diciamo il mondo gigante e il mondo. Sì, 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 sì. Sì, insomma, è un video molto interessante. Io devo dire che è stato entusiasmante girarlo ed è entusiasmante anche vederlo e i numeri ne stanno, insomma, stanno dando un pochino ragione, sono molto contento. Anche perché la canzone poi è molto semplice, però il ritmo è molto catchy, cioè prende molto fresca, molto semplice, facile da cantare, perché le canzoni devono essere anche facili e semplici da cantare, nel senso che non devono essere troppo complicate, la gente se le deve ricordare e cantarle dopo poche volte che le ha sentite. Perfetto, poi tra l'altro oggi cominciano i mondiali, quindi direi che ci sta proprio, capita a fagiolo. Allora tra poco parliamo di questa canzone, ma non soltanto, perché abbiamo citato Despacito e tra poco parliamo di Luis Fonsi, no? Sì, c'è sì, qualcosa sì, che bolle in pena. Ne parleremo tra poco con Gianluca Vacchi, state lì. C'è oggi Gianluca Vacchi che ci è venuto a trovare, c'è questa nuova canzone, in realtà non è la tua prima, perché poi in realtà tu avevi già fatto altri due pezzi, però a livello diciamo independent. Non erano independent perché erano con la Spinning, però erano... non con un'etichetta. Sì, non con una major, non con una major, poi soprattutto erano dance. Nel senso che questo è più, diciamo,
pop reggaeton, diciamo così. Che tu c'hai proprio un po' di, cioè, c'hai un sacco di amici, soprattutto uno su tutti, J Balvin. Sì, 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 sì. Beh, il numero uno, devo dire, il numero uno. Ma come vi siete conosciuti te, J Balvin? Mi ha contattato lui su Instagram. Ma dai? Sì, 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 ma tutto è stato tutto così. Beh, è questo che è stato il grande cambiamento delle reti sociali, no? Rendere, come dire, accessibile chiunque per chiunque. Immaginati 20 anni fa se uno avesse voluto contattare Snoop Dogg o viceversa, sarebbe impossibile. Non... La cosa bella è quella lì, insomma. Sì, no, a J Balvin e a Luis Fonsi si deve sicuramente come dire, lo sdoganamento da quello che era definito un ghetto musicale della musica latina, no? Perché una volta era così. Oggi la musica latina è la musica di tendenza mondiale, tutti ambiscono a collaborare con loro e tra l'altro sono sostenuti da dei numeri Spotify incredibili, perché J Balvin ha 47 milioni di ascoltatori Spotify mensili, insomma parliamo di una star vera e propria che però ha mantenuto i suoi valori. È vero, è vero. E poi tra l'altro insomma sta crescendo questo fenomeno e lo stesso J Balvin, ne parlavamo poc'anzi, di recente anche collaborato con Cardi B, che è la regina, no, del rap attuale negli Stati Uniti, quindi insomma vedi il fenomeno. Ma perché c'è un fenomeno di convergenza tra la musica pop e la musica reggaeton e insomma oggi la musica latina è la musica di tendenza, assolutamente, non è innegabile. Assolutamente. Visto che l'abbiamo citato, eccolo qua. Il tuo amico J Balvin con Willy Williams, se ci seguite in radiovisione nel video c'è Gianluca Vacchi, questa è Mi Gente. J Balvin, Willy Williams, Mi Gente. La pronuncia è giusta, Mi Gente. Mi Gente, Mi Gente. No, tu sei decisamente più pratico di me, insomma, su queste cose. Io non parlavo spagnolo, lo sto imparando perché... ovviamente. Eh beh sì, per forza. Poi tra l'altro tu sei uno che viaggia, sei. Poi sì, tra sì, un po' giro c'è molto. La tua residenza a Ibiza, no? Sì, 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 tutti i mercoledì Vibra, si chiama Vibra la serata, dal 27 giugno saranno ospiti tutti i più importanti cantanti latini del momento, insomma. Sarà molto divertente. Sarà insomma un'estate. Speriamo piena. Almeno io ci metterò tutto me stesso perché lo sia. E poi accennavamo prima a Luis Fonsi, che stai facendo con Luis Fonsi? Uscirà la nostra canzone Gianluca Vacchi featuring Luis Fonsi e Yandel, che è un altro guru. Come no? Guru del reggaeton. Wisin e Yandel, sì, no? Sì, sì, il 20 di luglio. Ah, vabbè, cioè, quindi quest'estate. Molto vicino. Qualcuno aveva scritto su un giornale, non mi ricordo più, l'estate in Vacchi, nel senso. Sì, sì, come dire, sì, ma tanto sono abituato. No? Allora, Gianluca è stato. Io faccio parlare i fatti. È stato un piacere conoscerti. Per me è un grande piacere. Buon lavoro, perché mi sembra di capire che insomma hai un po' di cose da fare. Salutaci J Balvin, sì, ogni volta che lo senti. Lo vedo molto presto. Chi ci sta tanto simpatico proprio. Sì, grazie mille a Gianluca Vacchi. Grazie a voi per avermi ospitato. Grazie.